Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi video review su questo prodottino qui, lo shampoo senza acqua della Garnier Fructis. Questo, come vi ho già mostrato in un video haul, è uno shampoo senza acqua che deterge i capelli senza bagnarli, senza siliconi, purifica e rinfresca i capelli dalle radici, capelli subito puliti e leggeri, adatto a tutti i tipi di capelli. Allora, io l'ho acquistato in offerta a 3,90 euro, quindi il prezzo mi sembrava abbastanza valido rispetto ai 5,50 euro dove l'avevo visto comunque nei grandi supermercati. E quindi ho deciso di prenderlo. È un 150 ml di prodotto. Mi incuriosiva tanto come prodotto, visto che io ho una cute abbastanza grassa, quindi ho i capelli che si sporcano molto facilmente, e quindi questo è un'ottima alternativa per diciamo saltare lo shampoo di un giorno. Non va a sostituire, ci tengo a precisare che non va a sostituire lo shampoo in sé, ma va semplicemente a farvi recuperare un giorno in più e avere i capelli più puliti di un giorno, ma comunque poi li dovete lavare, non è che va a sostituire il lavaggio dei capelli. Allora, questo si presenta a spray, così come una lacca, come una normalissima lacca. Qui c'è scritto vaporizzare a 15 cm e poi spazzolare dopo 2 minuti di posa. Allora, a me incuriosiva questo prodotto, come vi ho detto, perché ho la cute grassa. Poi mi incuriosiva anche la scritta senza siliconi, quindi uno shampoo a secco anche senza siliconi. E appunto c'è scritto anche senza siliconi e senza coloranti. Ok, qui ci siamo. C'è scritto che è adatto a tutti i tipi di capelli, quindi possono utilizzarlo, persone che hanno capelli secchi, grassi, o normali. Questo appunto prima di essere utilizzato va prima shakerato un pochino, va appunto vaporizzato principalmente sulla cute, quindi nelle parti più grasse dei capelli, quindi radici, sotto diciamo i vari capelli, qui dietro. Dopo cercherò di mettere un video, diciamo tutorial su come utilizzare questo prodotto. E niente, ora vi dico un po' la mia opinione su questo prodotto. Avevo grandi aspettative dopo aver utilizzato questo qui, che io ve ne ho parlato tantissimo in alcuni miei vecchi video. Dopo aver utilizzato il Batiste Dry Shampoo senza acqua, questo qui era un 50 ml che mi diedero in omaggio per provare. Qui c'è scritto che ravviva, rinfresca e volumizza, capelli perfetti in soli 3 minuti. Questo ha un profumo fresco fruttato. Allora, la prima cosa per cui boccio questo prodotto è l'odore. Davvero un odore insopportabile. Dovete vaporizzarlo con la finestra aperta, perché altrimenti va davvero a me. Fa mancare l'aria questo prodotto, ha davvero un odore non molto gradevole che fa proprio, non so, a darmi quell'idea di soffocamento, quindi devo far aereggiare la stanza. Poi inizialmente appunto quando si va a vaporizzare si crea una sorta di patina bianchiccia che va tenuta in posa per circa 2 minuti. E poi o la andate a così strofinare con le mani con la testa abbassata, oppure andate a passare il pettine, andate a spazzolare i capelli e quindi questa patina va via e i capelli li sentite abbastanza puliti, nel senso va via quella patina, è brutto da dire, comunque quella patina unticcia dai capelli. Questo diciamo che il suo lavoro lo fa egregiamente. Non mi è piaciuta l'odore, diciamo, chiamiamolo odore di questo prodotto. Questo non mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che tra i due preferisco le Gran Lunga e il Batiste. Mi è piaciuto molto di più perché, non so, questo mi dava più idea di pulito e di freschezza tra i capelli, a parte perché aveva un profumo fruttato. Nel Batiste c'è disponibile sia la versione verde che è senza profumo e sia la versione viola che è questa qui dal profumo fruttato. Il profumo è molto gradevole e non mi dà quella sensazione di mancamento d'aria. Quindi preferisco di gran lunga questo come profumazione, ma anche come azione preferisco questo qui perché appunto mi andava a fare anche sulla patina. Poi una volta che andavo comunque a strofinare tra i capelli,
Sentivo una sensazione più di pulito e di leggerezza con questo. In questo qui, anche se ne vado ad applicare un po' di più, comunque li sento che i capelli sono ancora un po' sporchini, però comunque va a togliere la patina unta, mentre con questo li sentivo proprio più puliti. Comunque, come rapporto quantità-prezzo, vi consiglio questo qui perché lo trovate in offerta a 3,90 euro. Mentre questo, il flaconcino da 150 ml, comunque quello grande, non lo trovate a meno di 5 euro. Comunque, io dopo che ho terminato questo, sicuramente andrò ad acquistare questo qui. Poi, come qualità-prezzo, invece, vi consiglio questo perché secondo me è molto più valido questo prodottino qui. Comunque, tra i due mi è piaciuto di più questo, anche se questo qui comunque aveva anche la dicitura senza siliconi. Comunque, danno entrambi i prodotti molto volume ai capelli. Quindi, ad esempio, se li avete lisci, una volta che lo andate a spruzzare e poi andate a spolverizzare i capelli, li vedrete molto più voluminosi. Quindi, prendono proprio volume i capelli. Comunque devo dire che se volete provarlo, io vi consiglio di provarlo, ma di comunque vaporizzarlo con la finestra aperta. Allora, io questi due prodotti devo dire che li consiglio soprattutto alle ragazze che hanno i capelli grassi, quelle ragazze che come me hanno bisogno di lavare i capelli molto spesso. Quindi tra un lavaggio e l'altro vi consiglio di spruzzare questo e quindi rimandare di un giorno lo shampoo. Prodotti del genere, comunque io mi ci trovo abbastanza bene, anche se spesso in sostituzione di questi spray facevo questo utilizzavo questo trucchetto, non so se qualcuno di voi lo conosce. Prendevo della polvere tipo il borotalco, conoscete la polvere borotalco? Andavo un po' ad applicare tra le mani, abbassavo i capelli e andavo a passare questa polvere sulla cute, andavo a spolverizzare appunto con un asciugamano oppure andavo a pettinare e anche quella polvere toglieva un po' questa patina unticcia dei capelli e inoltre li rendeva anche profumati, quindi per un giorno si poteva anche rimandare lo shampoo. La patina bianca è la stessa più o meno che fanno sia la polvere che questa, ma poi dopo man mano va via spazzolando. Quindi se non volete spendere 5 euro, 4 euro per questi prodotti, vi consiglio di utilizzare anche la polvere tipo borotalco, felce azzurra, comunque c'è di vari tipi. E quindi questo è un piccolo trucchetto che utilizzo spesso anch'io e devo dire che funziona egregiamente. E niente ragazze, quindi questa era la mia review su questi prodotti, spero vi sia stata utile, io vi mando un grosso bacione e alla prossima, ciao ragazze!